Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Questa è un'asciugatrice Bosch 9 kg, come le altre, anche questa non asciuga. Gli ho fatto la pulizia e guardate un po', ho riempito una vasca di sporcizia. Guardate quanta sporcizia stava all'interno del radiatore che adesso è uscito come nuovo. Guardate un po' come si intravede in mezzo alle alette. Come fare la pulizia? L'ho detto più volte nei miei video. Idropulitrice collegata idricamente con acqua calda, asciugatrice inclinata in questo modo. Guardate un po'. Poi ci mettete una vaschetta sotto per la larghezza dell'asciugatrice e gli fate la pulizia. Ovviamente bisogna spruzzare un po' di sgrassatore qui all'interno del radiatore e preferibilmente con acqua calda. Per non rovinare le alette, bisogna che abbia una punta a ventaglio. Guardate un po'. Come avete visto, la punta dell'idropulitrice è a ventaglio in modo che non pieghi le alette. Ok? Quindi questo è importante. È probabile che il problema non sia questo, però perlomeno iniziare a fare una pulizia al radiatore gli fa comunque bene. Dopo la pulizia va fatto un test: mettere l'asciugatrice al programma tempo, un'ora, mettere un termometro all'interno. Guardate un po', io ci ho messo questo termometro con un po' di nastro in modo da monitorare la gradazione interna, che dovrebbe arrivare intorno ai 50 gradi, 50-55 gradi. Perché il programma a tempo? Perché bisogna bypassare la sonda, altrimenti se mettiamo un programma qualsiasi, la sonda va a leggere che non c'è umidità e manda l'asciugatrice in blocco. Per quanto riguarda qui ci ho messo un po' di nastro, cioè il coperchio che è stato rintagliato. E poi ci ho messo un po' di nastro per rincollarlo. Ho ordinato il coperchio predisposto per le viti che vanno messe qui, quindi si compra a parte. Purtroppo la Bosch non lo mette in dotazione perché dà tutto sigillato. Allora, ragazzi, sono andato per avviare l'asciugatrice e guardate un po', guardate che rumore che fa. Quindi ci sta qualche problema. Adesso andremo a togliere il coperchio di sopra. Qui faccio vedere come fare, anche se l'ho fatto vedere un sacco di volte nei miei video. Qui ci sono delle viti, una e due, e il coperchio laterale, ci sono altre viti da togliere. E vi ricordo che per accedere al motore, cestello e il compressore, vista frontale, l'asciugatrice è sempre il lato destro, ok? Quindi bisogna togliere prima il coperchio di sopra e poi quello laterale, va bene? Allora, ho tolto il coperchio di sopra e guardate un po' come sta combinata questa asciugatrice. Guardate un po', incredibile. Qui abbiamo la scheda, guardate un po'. E non ho ancora tolto il coperchio laterale, quindi andrò adesso a fare la pulizia. Guardate quanta sporcizia, eh? Guardate un po', vediamo un po' dove sta il problema. Eccolo qua il problema, la cinghia guasta. Guardate qua, fare sempre riferimento alla cinghia, guardate un po'. Prima cosa che bisogna vedere quando fa rumore è la cinghia. Guardate, si è spilacciata
E poi bisogna controllare il cuscinetto del tendicinghia e il cuscinetto del motore. Nel frattempo rimetto a posto, perché è uscita fuori sede la cinghia, eccola qui, quindi dobbiamo rimetterla sul binario, eccola, ok. Pulizia fatta, vediamo se l'asciugatrice fa rumore, perché ho tolto l'accetto. Questo qui è una sfilacciatura della cinghia, guardate un po'. Quindi andiamo a vedere se fa rumore. Ok, asciugatrice non fa più rumore, anche se la cinghia comunque è da sostituire. Li vado a posizionare il tempo di un'ora, così vediamo la gradazione a quanto arriva. Come ho detto prima, deve arrivare circa tra i 50 e i 60 gradi, quindi 50-55 gradi, ok? Sentite questo rumore? Proviene da qui, da questa puleggia. Guardate un po', quindi bisogna sostituire anche la puleggia, perché se faccio così il rumore sparisce, guardate, non lo fa più. Quindi bisogna sostituire anche questa puleggia. Ok, arrivato e montato lo sportellino, in dotazione anche le viti che vanno montate intorno. È arrivata anche la puleggia tendicinghia, quindi per sostituirla è abbastanza semplice, serve un cacciavite lungo oppure una leva e basta spingere verso sopra in questo modo e possiamo togliere la cinghia. Questo qua è il tendicinghia, cioè la puleggia da rimuovere. In dotazione c'è anche il fermo all'interno, quindi bisogna rimuovere il fermo. In questo caso ci vuole una pinza adatta per rimuovere il fermo in modo che lo allarghi e lo tiri fuori. E siccome non ce l'ho, farò con due cacciaviti a spacco. Allora, sono riuscito a rimuovere il fermo con un cacciavite a spacco. Togliamo la puleggia e possiamo vedere che c'è del gioco all'interno. So se si riesce a vedere, quindi questo qua è il cuscinetto, il guasto. Ok, mettiamo quella nuova. Mettiamo anche il fermo nuovo. Con un cacciavite a spacco sono riuscito a toglierla, con un cacciavite a spacco sono riuscito a metterla. Non è facile, consiglio di comprare la pinza che con pochi euro la trovate su AliExpress o su Amazon. Magari se la trovo vi lascio il link in descrizione. Comunque, se avete un po' di manualità, si può fare tranquillamente con un cacciavite. Va bene? Adesso rimettiamo la cinghia. Ecco fatto. Allora, per il momento la cinghia non l'ho sostituita, ma verrà sostituita perché comunque è molto usurata.
Accendiamo l'asciugatrice e proviamo se fa rumore. In più, visto che è arrivato lo sportellino, faremo anche il test prova della temperatura di asciugatura. Vi ricordo che la temperatura di asciugatura a cestello vuoto deve essere tra 50 e 60 gradi. Ok, azioniamo. Andiamo sul programma a tempo. Ok, e adesso andremo a monitorare la temperatura a cestello vuoto. Vi ricordo che il programma a tempo bypassa le sonde di umidità e fa in modo che l'asciugatrice non scarichi tutto il suo tempo e finisce il ciclo. Quindi in questo modo possiamo fare il test di prova temperatura a cestello vuoto. Ok, mancano 7 minuti. L'asciugatrice è arrivata a 50 gradi. Direi che rientriamo nel range tra i 50 e 55 gradi, perché poi 60 non credo che ci arrivi. Allora, guardate un po', ho rimosso il pannello posteriore, cioè in pratica questa copertura, perché voglio cercare di sostituire la cinghia, questa nuova con quella rovinata, dal retro, perché davanti bisogna smontare troppe cose. Quindi, smontando il coperchio e anche questo pannello, voglio cercare di infilare la cinghia dalla parte posteriore. Cioè, in pratica, cercherò di infilarla da qui. Ok? Quindi proviamo. Nel frattempo, stavo rimuovendo questo pannello e guardate un po' quanta altra sporcizia ci sta qui. Quindi la pulizia è importante, altrimenti l'asciugatrice potrebbe rovinarsi. Allora, rimosso il pannello laterale, per toglierlo bisogna rimuovere il frontalino frontale, perché ci sono due viti qui da rimuovere. Adesso, prima di allontanare il telaio dal cestello, bisogna rimuovere la cinghia. Allora, facciamo la stessa manovra che abbiamo fatto prima per sostituire la puleggia. Rimuoviamo la cinghia in modo da liberare il cestello. Allora, questa è una prova che sto facendo, perché solitamente le cinghie si smonta il frontale, cioè la parte anteriore e non la parte posteriore. Quindi sto facendo una prova per non smontare tutto davanti. Anche qui ci sono da smontare un po' di cose, però secondo me se riesco da qui è molto più semplice. Eccola qui, rimossa. Ok, perfetto, ho messo la cinghia nuova. Adesso andiamo a rimontare tutto.
montata la piastra, poi bisogna mettere questo fermo qui, abbastanza semplice. Poi va messo questo coperchio e altre due viti qui. Allora andiamo a mettere la cinghia. Ovviamente adesso bisogna muovere un po' il cestello in questo modo per centrare la cinghia al cestello, ok? Perfetto. Allora, vi faccio vedere le condizioni della cinghia vecchia. Guardate un po'. Tutta crepata, eh? Anche qui tutta rotta. Condizioni pessime da sostituire, guardate un po', eh? Ok, va bene. Allora ragazzi, siccome mi arrivano un sacco di messaggi, come fare test, cosa bisogna fare quando non riscalda, e allora ho riassunto un po' quello che abbiamo fatto, o meglio i test che bisogna fare. Quindi innanzitutto fare la pulizia, perché dopo anni di utilizzo gli fa sempre bene. La pulizia va fatta ai radiatori e ai pannelli, smontando i pannelli laterali all'interno dove ci sono le parti meccaniche. Dopodiché controllo temperatura con programma a tempo, quindi a cestello vuoto, mettere un termometro all'interno come vi ho fatto vedere e programmare per almeno un'ora e vedere la temperatura. La temperatura deve essere intorno ai 50 gradi, ok? Non meno, ma se di più è meglio. Ovviamente, come ho detto prima, a cestello vuoto. Poi controllo guarnizioni, sia quella anteriore dell'oblò che sia quella posteriore del convogliatore, importantissimo quella là, perché se fuoriesce aria di là è da sostituire la guarnizione. Dopodiché controllo ventola raffreddamento compressore. Questa è un'anomalia che andremo a vederla vicino all'asciugatrice, perché ci sono alcuni punti da farvi vedere mentre spiego. Poi controllo tubo uscita espansione, se ghiacciato manca gas. Questo tipo di problema l'abbiamo riscontrato nella riparazione asciugatrice AEG, un video che ho fatto prima di questo. Quindi vi lascio l'icona alla fine di questo video in modo che potete cliccare e potete andare a vedere questo tipo di problema. Poi abbiamo il controllo di sensore di umidità. Poi qui c'ho scritto da manuale più essiccatura, perché dove ho scritto qui da manuale più essiccatura, alcune asciugatrici hanno delle impostazioni in cui si può aumentare il livello di essiccatura e bisogna scaricare il manuale per poter accedere all'impostazione, per poter procedere a questa impostazione. Quindi il livello di umidità, se minimo o max, aumento o diminuire l'essiccatura. Maggiore sarà l'essiccatura, più asciutte usciranno gli indumenti dall'asciugatrice, per quanto questa impostazione non ce l'hanno tutte le asciugatrici. L'asciugatrice AEG Electrolux è sicuro che ce l'hanno. E poi magari facciamo un video come entrare nell'impostazione. Comunque i manuali si possono sempre scaricare andando nel sito ufficiale del marchio dell'asciugatrice, ok?
Quanto ho speso per riparare l'asciugatrice Bosch? Da tener presente che ho sostituito la puleggia, la cinghia e il coperchio, lo sportellino frontale. In tutto ho speso non più di 35 euro, circa 32-33 euro. E con questa spesa abbiamo resuscitato un'asciugatrice che era destinata alla rottamazione, soprattutto un'asciugatrice di ottima qualità che nuova costa circa intorno a 700-800 euro. Per quanto riguarda la ventola di raffreddamento del compressore, che è questa qua, e si trova sulla parte frontale dell'asciugatrice, eh? Questa qua in pratica, questa ventola, la sua funzione è di raffreddare il compressore. Ma cosa succede? Quando il compressore surriscalda tanto, si aziona questa ventola. Dico tanto perché che non so di preciso la gradazione, o meglio, bisogna andare a vedere come la casa costruttrice ha impostato i parametri di azionamento della ventola. Ovviamente questa ventola viene pilotata dal termistore, che è questo, questo qua. Questo termistore va a monitorare la temperatura e fa in modo che quando supera la sua soglia di programmazione impostata dalla casa costruttrice, la ventola si aziona, raffredda il compressore, si raffredda anche il gas all'interno e la temperatura all'interno del cestello scende. Attenzione, perché se la ventola si aziona nel momento in cui la gradazione all'interno del cestello è bassa, cioè sotto i 40 gradi, e allora c'è un problema nel circuito frigorifero. Il problema potrebbe essere una parte di mancanza di gas del circuito frigorifero, oppure potrebbe aver problemi il termistore che abbiamo qui, potrebbe avere problemi questo termistore in cui non mantiene più il suo valore ohmico, oppure potrebbe avere problemi la scheda elettronica. Comunque, per fare questo test, per vedere se effettivamente ci sono problemi di cicli di raffreddamento, basta staccare uno spinotto. Attenzione, perché questa ventola è alimentata a 220 volt, quindi andiamo a staccare uno spinotto. Ovviamente per scollegare questa morsettiera bisogna rimuovere prima l'alimentazione, ok? Quindi state attenti, perché qui c'è presenza della 220 volt. Togliere l'alimentazione prima di fare questa operazione, va bene? Fare il ciclo con la ventola staccata, monitorare la temperatura interna con un termometro, come abbiamo visto nel video, e vedere se effettivamente la temperatura si innalza. Perché se la temperatura si dovesse innalzare, allora significa che il gas all'interno del compressore è ok, e il problema potrebbe essere il termistore, la scheda elettronica, ok? Bene, ho fatto il test di asciugatura sempre con i classici stracci strizzati a mano. Ci ha messo quasi 3 ore per asciugarli, quindi test passato. Ho monitorato anche la gradazione. Vi ricordo che con i panni bagnati la gradazione non è la stessa di quando il cestello è vuoto, quindi cala un po'. Bene, ragazzi, il video finisce qua, anche perché ci siamo dilungati un po' in questo video, ma sono stati tutti test essenziali, perché poi in tanti mi scrivono come fare i test, e con questo video abbiamo visto la maggior parte dei test da fare quando un'asciugatrice non asciuga bene. Bene.
Vi ricordo che per fare i video ci vuole un sacco di tempo e che è necessario che vi iscriviate al canale, azionare la campanella per le notifiche per rimanere aggiornati quando uscirà un nuovo video. Anzi, vi do un'anteprima, mi è arrivata un LG, quindi farò il video anche sull'LG. Il video finisce qua. Del mio refriger, questo è tutto, un abbraccio a tutti e ci vediamo ad un prossimo video.